Amiche mie, buongiorno qui dalla cucina di Francuzza. Oggi vi faccio vedere un'altra ricetta buonissima perché è periodo di carciofi. Quindi, vedete, ci occorrono i carciofi, le patate che ho già pulito le ho messe in acqua con un po' di sale, il riso, ci serve del pecorino, dei pomodorini, il pepe, l'uprezzemolo, i limoni e l'aglio che ho già tolto l'anima di qui dentro. Quindi, mettiamoci subito al lavoro. Per mezzogiorno deve essere tutto pronto. Per prima cosa, puliamo i carciofi. Vado a mettere il limone. Così non diventano neri, no? Come va, amiche mie, come va? Stamattina stavo bella pippante io, eh? Allora, puliamo i carciofi. Questo anche è un buonissimo piatto, eh? Quindi se avete carciofi, o per il pranzo o per la cena, è buonissimo. Questo direi che è un piatto più vegetariano. Vado a prendere, vedete? Ecco perché me lo sono conservato questo. Andiamo a tagliare i carciofi, così con le mani, eh. Lo faccio in quattro perché questo è piccolino. Puliamo tutti i carciofi così. Tagliamo finché dove c'è la parte bianca, vedete? Fate così con i carciofi, eh? Così rimangono belli bianchi bianchi. Poi vi faccio vedere, quest'anno vi faccio vedere come faccio i carciofi sott'olio. Io l'anno scorso ve l'ho fatto vedere come si fanno nell'acqua, no? Li ho conservati e si sono mantenuti fino a mo' li tengo ancora. Si mantengono quelli. La ricetta la trovate sempre su YouTube, sul mio canale Francuzza Bortone, oppure sulla mia pagina Facebook, La Cucina di Francuzza, trovate la ricetta. Tutti i passaggi, come faccio le cose io, no? Bello, bianco, bianco. Lo strofina di sombra, così, se non si inneriscono. Questo lo vado a tagliare così, forse è più grande, no? Poi se c'è la barbetta, la togliete. Se c'è un po' di barbetta, ecco. Il gambetto lasciatelo poco poco più lungo, eh? Che buono. Ma poi non c'è la barbetta, guardate che bei carciofi. Pulite i carciofi, tagliate le patate, ho preparato tutto, quindi adesso vi faccio vedere. Allora, prendiamo il pecorino, lo faccio così, eh. Prendo il pecorino, prezzemolo. Mettiamo tutto dentro un piatto, eh? A una ciotola. Prendo lo spicchio d'aglio, lo spremi aglio,
Lo vado a tritare così. Vedete? Do una bella spruzzata di pepe qui dentro. Poi dopo magari se volete lo potete mettere anche sopra. Alla fine voglio dire. Mescolo tutto. Si insaporisce tutto. Così. Abbiamo fatto un bel miscuglietto, guardate. Questo lo tolgo. Quindi prendo la teglia. Teglia così, in base a quante persone siete, ovviamente. Quindi vado a mettere l'olio sotto. Andiamo a sistemare le patate. Così, vedete, una sopra l'altra. Facciamo un bel lustrato. Sì. Questa è una ricetta pugliese, eh? Bella ricetta. Ok, fino a qua ci siamo. Pomodori. Tipo come quando fate la tagliella di patate, riso e cozze. Solo che qua, apposta delle cozze, abbiamo messo i carciofi. Prendiamo due pomodorini. Ora mettiamo un po' di riso. Io uso sempre il riso quello giallo. Filo d'olio. Deve essere bello saporitazzo. Sale. Buono sto piatto, eh? Siamo carciofi a go-go. Mi piacciono i carciofi, eh? Ecco qua, vedete? Così. Adesso andiamo a mettere questo, lo tolgo. Facciamo un bello saporitazzo. I pomodorini. Fatemi sapere se vi piace sta ricetta. Questa ve lo garantisco, guardate che è buonissima, è buona, posta, è tutto il procedimento quando fate patate, riso e cozze, soltanto che al posto delle cozze dovete mettere i carciofi, per chi non ha visto il video, ve lo ripeto, eh? Ecco. Questi li metto tutti, così si fa un po' di sughettino. Ecco.
Così togliamo pure quest'altro piatto. Mettiamo un po' di sale. Ok, così. Vado a mettere un altro po' di riso sopra. Basta, tanto il riso poi si gonfia. Vado a mettere l'olio. Adesso lo vado a coprire con le patate. Così. Il forno lo accendete a 250 gradi e lo lasciamo nel forno per una mezz'oretta. Poi con la forchetta infilzatela nella patata o nel carciofo. Se vedete che la forchetta entra vuol dire che è cotto, ok? Io faccio così. Ecco, no? C'è bella da tiella che ho fatto. Ecco. Vedete? Quindi vado a coprire tutto. Formaggio pecorino, mi raccomando, eh. Non mettete il parmigiano perché è più buono il pecorino a questi pasti qua. No? Ecco. Di nuovo, una spruzzata d'olio perché l'olio ci vuole che si deve cucinare. Eh? Non tenete paura dell'olio perché comunque c'è il riso che lo deve mantenere bello morbidoso. Ecco. Guarda, bella spruzzata. Non metto pane grattugiato, eh. Senza pane grattugiato, perché già c'è il formaggio, tutto sto ben di Dio. Ora mettiamo un po' d'acqua. Vado a mettere un po' d'acqua. Cerco di metterla ai bordi, eh. Poi, come prima cottura, fate cuocere con la carta stagnola sopra. Io ci metto alla prima quarto d'ora, vedete voi, un quarto d'ora. Io adesso la vado a coprire con la carta stagnola e poi dopo la tolgo, perché così se mettendo la carta stagnola la patata di sopra si cuoce. Ok, poi la tolgo e faccio finire la cottura. Così vedete che si abbrustolisce tutto di sopra. Ok, eccola qua. Tagliella, patate, riso e carciofi. Adesso la vado a infornare, ci vediamo dopo. Ciao. Eccolo pronto, amiche mie, guardate che bello. Che ve lo dico a fare, nuovo profumo, e che profumo! Adesso lo lascio un po' raffreddare e poi lo impiattiamo. Quindi, che dirvi, buon appetito a tutti, un bacione grande dalla vostra Francuzza, spero che vi sia piaciuta questa bellissima ricetta. Ed eccolo qua, guardate che bontà, amiche mie, guardate, che bel piatto oggi, vedete? Quindi, se volete farlo, trovate la ricetta sul mio canale YouTube, La Cucina di Francuzza, o su YouTube Francuzza Bortone, ok? Allora, questa è la nuova ricetta che vi ho fatto oggi. Patate, riso e carciofi.